0 per il Bordeaux sulla Dinamo di Bucarest. Il 3-3 di cui si diceva tra Dinamo Berlino e Austria di Vienna parla ovviamente a favore degli austriaci, che subiscono il primo gol ad opera di Tom. Dinamo Berlino, squadra che l'anno scorso fu avversaria della Roma in Coppa dei Campioni. Ma dicevo, l'Austria di Vienna pareggia prima con Steinkogler, così come vediamo, per l'1-1 al 36esimo minuto del primo tempo. E poi va addirittura in vantaggio, prima ancora della fine dei primi 45 minuti, al 42esimo per la precisione, con Polster, autore di questo bel tiro, vede il portiere avversario leggermente avanzato, cerca proprio il pallonetto e riesce a scavalcarlo. Ancora Tom dà il pareggio, il 2-2 al settimo minuto della ripresa, alla formazione berlinese dominatrice del calcio tedesco per società, con questo bel colpo di testa. Ma l'ungherese Nilagi per l'Austria-Vienna porta a 3 i gol, il vantaggio è temporaneo. L'Austria-Vienna l'anno scorso giocò contro l'Inter, due formazioni che l'anno scorso avevano incontrato squadre italiane, qui sono a confronto. Il risultato finale è di 3-3, dopo il gol di Nilagi, che abbiamo visto, l'ungherese Nilagi che gioca nell'Austria-Vienna, c'è il 3-3 realizzato da Pastor, come vediamo con questo tiro.